Ben ritrovati, eccoci all'appuntamento con la nostra rassegna stampa quotidiana. È arrivato anche il mattino di Puglia e Basilicata, che in taglio alto si dedica ai temi che riguardano l'autonomia, la guerra del Doge, l'irritazione di Zaia per le mosse delle regioni del centro-sinistra, governatore leghista del Veneto al contrattacco dopo l'impugnazione della legge da parte di Puglia, Toscana, Sardegna, a cui lunedì si unirà anche la Campania. Ci presenteremo in Corte Costituzionale ad opporci al ricorso che ci danneggia. Poi Tajani sul Chi va là, abbiamo votato la riforma, ma tutti i cittadini italiani devono avere gli stessi diritti per i livelli essenziali di assistenza. Ancora l'esodo biblico a Gaza, ennesimo editto, il popolo in fuga cacciato da Bibi. ONU, dall'inizio di agosto le autorità israeliane ne hanno messo 12 ordini di evacuazione per 250.000 persone, 2 milioni gli sfollati nella striscia, 150.000 case distrutte, 80.000 inagibili. Il bilancio dei civili uccisi da Israele sale a 40.265 morti, 93.144 feriti in soli 10 mesi. Questi appunto i numeri in primo piano sul mattino di Puglia e Basilicata.